Come vede, non molliamo mai, nel senso che iniziamo una stagione con gli eventi e la chiudiamo con altrettanti eventi importanti. Dopo il Parco dei Balocchi abbiamo Colori di Autunno, è una vetrina di promozione per le stazioni sciistiche. Noi crediamo molto nella collaborazione con tutto il territorio e passiamo volentieri il testimone alle nostre stazioni sciistiche, che ci auguriamo possano trascorrere un inverno pieno di neve, pieno di soddisfazioni e pieno di tanto turismo, perché il turismo porta benessere a 360 gradi. E abbiamo poi la moda, che è una cosa importantissima. Noi sappiamo che il mondo della moda muove veramente tantissimi soldi e tante soddisfazioni, quindi quest'anno, come l'anno scorso, Terme diventano anche vetrina per quei negozi che vogliono fare promozione delle loro collezioni invernali, autunno-inverno, e quindi di promuovere con davvero tanto successo, perché anche quest'anno abbiamo il sold out per quanto riguarda il discorso tavoli e partecipazione, però con una novità: l'apertura al pubblico dopo le 11:30, quindi si potrà vedere in diretta la sfilata su Teleboario, e poi sarà aperto per i giovani che vogliono venire a ballare nella sala delle feste del Salone Igea. Ci mettiamo nel bilancio, abbiamo chiuso la semestrale, i numeri sono più o meno confermati come l'anno scorso, qualcosina un po' più in crescita per alcuni segmenti tipo il wellness e comunque la frequenza al parco, soprattutto del pubblico che noi piace di più, cioè quello dei bambini.